Scenari futuri incerti per l'Europa. È un riflesso rischioso anche sui titoli di Stato, che potrebbero presentarci un conto davvero pericoloso. Per Pop Economy, Davide Chiantore, Head of Research di Avalon Solitaire. Abbiamo visto una situazione molto delicata sui mercati dei bond europei, perché in seguito alla riunione fallimentare della BCE, che non è stata in grado di comunicare in modo elegante e corretto al mercato le sue scelte di politica monetaria, abbiamo visto un esplodere dei rendimenti sui bond governativi, in particolare quelli dei paesi periferici. Questa situazione si è aggravata ulteriormente a causa dell'aumentare dell'inflazione negli Stati Uniti, che ha raggiunto i massimi da 40 anni. Il risultato è che abbiamo visto l'esplodere del rendimento dei titoli di Stato, ad esempio di quelli italiani, col decennale italiano che è salito sopra il 4% di rendimento nonostante i tassi della BCE siano ancora in negativo. Questa situazione è estremamente pericolosa, è una situazione non distante da quello che successe nel 2011 e quindi pensiamo che la BCE debba assolutamente fare un intervento anche rapido per tranquillizzare i mercati e ci aspettiamo che Christine Lagarde il più presto possibile annunci delle misure di contenimento degli spread in attesa che i governi facciano la loro parte. Perché poi questo è il problema iniziale, il problema più importante è quello che i governi in questi anni non hanno fatto riforme strutturali. Difficile la situazione dei mercati secondari europei. Sui mercati secondari delle obbligazioni europee abbiamo visto l'allargarsi degli spread fra denaro e lettera sui book dei titoli e una riduzione della liquidità. Non sono bei segnali, perché in genere questo succede quando gli investitori smettono di credere nella solidità dei paesi su cui investono. La Banca Centrale Europea non sta agendo in modo cauto in questo momento, ma sembra aver lasciato totalmente al caso il muoversi dei tassi di riferimento, ma soprattutto dei tassi sul mercato secondario. Senza dubbio è una situazione delicata, nel senso che abbiamo tassi di riferimento a livello europeo sotto zero ancora negativi, ma allo stesso tempo bond come i decennali italiani che rendono più del 4%. Quindi si capisce che questo gap è molto ampio, è un gap che deve preoccupare per certi versi. Il problema vero in questi casi è che più si aspetta di intervenire, più si aspetta a tranquillizzare i mercati e più c'è il rischio che poi un intervento si riveli necessario e a quel punto estremamente costoso. Ma quali sono le cause? Senza dubbio il problema nasce dalle mancate riforme di alcuni paesi dell'Eurozona, quindi la causa principale sono proprio le divergenze di competitività economica fra i vari paesi, di efficienza fiscale, di efficienza organizzativa e anche burocratica. Chiaramente però nel breve periodo la Banca Centrale Europea ha un ruolo fondamentale per cercare di calmierare i problemi sui mercati finanziari, sui mercati secondari delle obbligazioni sovrane. Quali le prospettive per il futuro? La prospettiva di fronte a noi è quella di un rialzo dei tassi e questo non può far altro che aggravare le tensioni sui titoli di Stato, perché la liquidità tende a ridursi, i rendimenti tendono a salire. Quindi in un contesto di questo tipo la delicatezza è grande, perché sul mercato secondario già si vedono forti tensioni, rendimenti in forte rialzo. Il mercato ovviamente tende ad anticipare le mosse delle banche centrali, ma in questo caso l'anticipo è veramente importante e quindi è possibile supporre che nei prossimi mesi vedremo un crescere dello spread fra i rendimenti dei paesi periferici e i rendimenti dei paesi core e allo stesso tempo un generale rialzo dei tassi per tutti i paesi, chi più chi meno. Chiaramente questa situazione mette sotto forte pressione i bilanci delle nazioni più indebitate e di paesi come l'Italia, che devono rollare continuamente il loro debito e quindi andare a cercare nuovi capitali sui mercati. Una
situazione complessa che coinvolge l'Italia e che potrebbe segnare il destino dell'Unione Europea e dell'euro. Da qui alla fine dell'estate l'Italia deve piazzare 130 miliardi di euro di nuovo debito per rinnovare le scadenze del debito in scadenza, e questo debito ovviamente verrà a costare molto di più al paese. Ci sarà un rialzo dei costi per il funding della nazione e dunque un'ulteriore tendenza all'indebitamento. È un cane che si morde la coda. La speranza è che vengano fatte al più presto delle riforme strutturali, soprattutto nei paesi periferici come Italia, Grecia, Spagna e anche Francia. In mancanza di queste riforme, questo divario tenderà ad aumentare come è successo negli anni scorsi, e la situazione non tenderà a migliorare. Si nasconde la polvere sotto il tappeto. In questo momento la Banca Centrale Europea non si sta muovendo bene perché non sta facendo nulla per calmare i mercati, ma è anche vero che non è il suo ruolo. Fondamentalmente lei deve mantenere un controllo sull'inflazione, questo è il suo target primario. La Banca Centrale Europea, diciamo, dovrebbe essere più cauta, senza dubbio, ma allo stesso tempo sono i governi che devono dare delle risposte di medio e lungo periodo e soprattutto delle risposte strutturali a questo problema dei debiti divergenti, che è un problema che ormai ci portiamo dietro da troppi anni e che va sempre con più urgenza risolto se vogliamo che l'Unione Europea rimanga tale e se non vogliamo vedere una rottura dell'euro come valuta.